E già si vede, già si vede. Guarda, esatto, come parte subito fortissimo. Sì, anche ad Inolfi, però ha tenuto. È lui che entra in curva per primo. Bel duello fra di Inolfi e Minischetti, ne ha approfittato proprio il citato Marano, che appunto si è avvicinato di molto. Ad Inolfi sta approfittando, dall'altro un Ad Inolfi che ha fissato il giro veloce di gara, sta approfittando della bagarre fra Minischetti e Marano. Abbiamo visto Minischetti che ha infilato Marano proprio sul rettilineo con una mossa da manuale. Bella bagarre, l'avevamo detto. Per quanto riguarda la prima posizione, sembra ormai essere già scritto l'epilogo. Eccolo il passaggio di Inolfi. È passato gli altri due dietro. Partiti, parte benissimo Minischetti, d'altronde difende la sua pole alla grande, cercano in qualche modo di approfittarne però Ad Inolfi, ma attenzione perché è così, Ad Inolfi quindi che va a staccare per ultimo e si porta in testa. Attenzione al tentativo di attacco di Morgante nei confronti di Marano. E qui forse vediamo, ce la fa, forse. Ah, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta nel punto che è poi quello a lui più sfavorevole. Di attendere e di gestire il risultato. Minischetti ancora una volta incrocio di traiettorie con Marano ed eccolo là che ha replicato la strategia ormai ben collaudata che gli ha permesso di chiudere una volta secondo alle spalle di Gennaro Ad Inolfi, oggi veramente in straforma, seguito da Giuseppe Marano e poi Salerno e Maurizio Morgante.